da Quattro Zampe Umbria. Da molti anni operiamo in questa, diciamo, in questa parte di Umbria, ospitando, accogliendo animali, insomma, di varie tipologie, cani, gatti, coniglietti. In genere ogni anno preparo un monologo dove vi affliggo con i numeri dei poveri gatti sulle strade, sui problemi della sterilizzazione, sui costi della sterilizzazione, sull'importanza della sterilizzazione, dei vaccini, tutte queste cose. E quest'anno non me la sono sentita. Eravamo in un posto bello, non mi voglio tediare. Se immaginavo che c'erano delle poetesse, non me sarei azzardata. Ma invece ho scritto poche parole su quello che secondo me è il gatto. Il gatto, che è un animale completamente diverso dal cane, un animale che le persone pensano il gatto in strada si sa arrangiare, cosa no, che non è assolutamente vero. Però il gatto è un animale magico, è un animale che ci riempie la vita in maniera completamente diversa dal cane. Il cane è più terra terra, si accontenta, la carezzina. Il gatto no, il gatto vuole entrarci dentro l'anima. Un'anima libera. E noi ce lo facciamo entrare. Ho scritto due paroline, niente di che, vi chiedo scusa che devo leggere, che non le ho imparate a memoria. E infatti io dico, i gatti sono animali speciali e hanno delle caratteristiche e di poteri magici. A dire che i gatti hanno poteri quasi magici e fuori dal comune non sono solo gli amanti di questo felino da compagnia, ma tutta una serie di miti e di leggende che ci accompagnano da molti anni. Quali sono questi poteri magici del gatto? È affascinante, è enigmatico, è un osservatore attento ma discreto, è sensibile e terapeutico. Il gatto è il re di molte nostre case e di molte famiglie. Il gatto elegge in casa i suoi luoghi preferiti, ama il calore e la tranquillità e, tutt'altro che inconsueta, è l'immagine del nostro gatto appollaiato sul termosifone o sotto le pieghe del nostro piumone. Ma è anche un animale curioso, che adora ficcare il muso nei nostri affari. Si siede sul giornale che stiamo leggendo, sul foglio proprio del mentre che lo stiamo scrivendo, oppure al computer. È fatto così, non lo fa per dispetto, ma perché proprio lui vuole essere il desiderio, avere il desiderio di essere proprio il centro delle nostre attenzioni. La storia è costellata di episodi che confermano il forte valore simbolico e evocativo di gatti. Infatti gli egizi, ce lo dicono, ne riconoscevano la superiorità a tal punto da dedicare a questo animale una divinità, la dea Bastet. Nel Medioevo, invece, proprio il suo sguardo enigmatico era considerato una manifestazione indiretta del diavolo e venne perseguitato insieme a molte donne accusate di stregoneria, di cui era considerato il compagno quasi come un piccolo Lucifero e veniva giustiziato insieme ai roghi. Ancora oggi sono associati molti pregiudizi e superstizioni. Inutile dirvi della credenza del gatto nero che porta sfortuna e anche su molti luoghi comuni sul carattere e comportamento del gatto. Tutti pensano che lui sia indifferente e opportunista. Eccoli i luoghi comuni per cui i gatti spesso si ritrovano da soli a dover vivere una vita destenti sulle strade di molte città. Molti pensano che i gatti si affezionano solo alla casa e non al padrone, ma non è affatto vero. Anzi, la maggior parte di loro elegge una sorta di capobranco all'interno della famiglia e a lui o a lei dedica tutto il suo affetto in maniera incondizionata. Ben più che il luogo comune sono proprio le proprietà terapeutiche dei gatti. Il gatto è dotato di una sensibilità particolare, riesce ad entrare in sintonia con l'uomo, comprenderne lo stato d'animo e agire di conseguenza. E in più, accarezzare un gatto, così anche come un cane però, ci fa sentire meglio, ci libera delle endorfine che agiscono positivamente sul nostro cervello, soprattutto quando siamo un po' giù di morale. Ecco, questi sono i principi della pet therapy, che si basano proprio sul comportamento dell'accarezzare e di accettare la compagnia di un animale, senza pensare
al pelo, al cibo, se è sporca. Pet therapy serve proprio per scaricare le nostre tensioni. E su quanto sia benefica per l'essere umano che si trova in uno stato di disagio fisico e psicologico. Lo star bene diventa una cosa che ci si scambia, che passa da questo punto tra due esseri viventi. E non importa se uno è un essere umano e l'altro un essere animale, è proprio questo scambio che si ha con il gatto. La mitologia e le leggende a parte, una lunga tradizione di pensiero assegna al gatto poteri magici. Sembra che questo felino sia dotato di una sensibilità speciale che va oltre i cinque sensi e che gli permette di intuire cose che sfuggono alla nostra percezione, la capacità di avvertire calamità naturali, prima ancora dell'uomo. Molti hanno dichiarato di essere stati proprio avvisati dai propri gatti prima dell'arrivo di un terremoto, oppure di accorgersi di presenze immateriali, che siano naturali o soprannaturali. Sono solo alcune delle specialità di cui vengono attribuite ai gatti e non certo ai cani, anche se alcuni cani che loro percepiscono, io infatti avendo 35 cani ne ho qualcuno di molto sensibile e so sempre quando mi aspetto lo scossettino del terremoto. Sì. Ma tu hai sentito adesso? Mentre parlavi dei gatti, qualcuno ha fatto Perché ha detto questa parla solo di gatti. Sono stata invitata alla mostra dei gatti. Quando... Ha salvato la vita dal terremoto. Ecco. Un attimo prima che venisse giù parte dalla cucina mi ha tirato fuori. Ecco. Beh, io quando dico queste cose le persone mi guardano molto scettiche, ma siccome ho la platea giusta, credo di averle dette le No, no, giustissimo, giusto. Quando Giuliano organizzerà anche la mostra del cane. Me lo stavo dicendo. Allora parleremo di tutte le cose belle e brutte dei cani. Ma quelle gestioni fanno bene ai bambini, Io dico che a quello che vi ho detto possiamo crederci o meno, però è difficile rimanere impassibili di fronte al fascino felino. Il mio consiglio? Fatevi catturare dal loro mistero, perché non potrete altro che uscirne arricchiti. E a proposito di magia, qual è la parola magica preferita dei gatti? Croccantina. Più che parola, il suono. Anche avrò preso i croccantini e l'ho già detto, ha detto croccantini. Io voglio ringraziare Giuliana che ogni anno ci vuole presente, voglio ringraziare tutti voi, mi scuso di avervi rubato questi minuti, non volevo fare paternale niente, però sappiate che purtroppo il fenomeno del randagismo è un fenomeno molto grave e che proprio per la povertà, anche intellettuale, a cui siamo stati afflitti dopo la pandemia, purtroppo le cose si stanno aggravando anche per noi associazioni che è sempre più difficile aiutare. Ecco, io vi ringrazio della vostra attenzione, vi bacio, grazie. Grazie.